un regalo nell'uovo di Pasqua di Cancro Primo Aiuto, anzi due. Nella giornata di giovedì 28 marzo la Onlus Brianzola ha consegnato a due istituzioni monzesi due doni che saranno utilizzati all'interno delle rispettive strutture. Prima tappa all'RSA San Pietro per consegnare la carrozzina elettrica Trioway, ausilio prezioso per garantire mobilità e comfort agli ospiti della struttura con mobilità ridotta. Poi CPA ha visitato il CAV, Centro Aiuto alla Vita, a cui è stata donata una tendostruttura, il gazebo che aiuterà le volontarie nell'organizzazione interna dello spazio di Viale Zucchi. Presente alla consegna anche il sindaco di Monza, Paolo Pilotto. Abbiamo voluto in questa giornata che ci fa avvicinare alla Santa Pasqua fare una donazione a questa struttura che ci sta particolarmente a cuore. Questa è una carrozzina, come vedete, elettrica, che ha il vantaggio di essere formata da due, diciamo così, parti, una parte elettrica che può essere poi staccata, elettrificata, la carrozzina che poi può trasportare la persona che deve usare solo le ruote. Il nostro regalo che troviamo nell'uovo di Pasqua oggi. Noi nel nostro piccolo cerchiamo di dare una mano a quelli particolarmente meritevoli come questa cooperativa che è diventata famosa non solo a Monza, non solo in Lombardia, ma credo anche in tutta Italia. A Cancro Primo Aiuto, loro ci sono sempre vicini oramai da molti anni e in tante esperienze di Meridiana li abbiamo avuti al nostro fianco, per cui anche in certi momenti di difficoltà ci hanno supportato. Questo nuovo ausilio potrà essere un ulteriore supporto per queste persone, per cui davvero io ringrazio il dottor Ferrari ovviamente e tutta l'associazione Cancro Primo Aiuto per questo aiuto, ma soprattutto per la vicinanza che in questi anni non ci hanno mai fatto mancare. Questo ausilio ci permetterà di dare libertà, libertà di movimento anche a persone che hanno un deficit motorio, un'astenia o un problema che non permette alla persona di muoversi da sola. Con questo ausilio motorizzato riacquisterà almeno in parte la libertà e la libertà di movimento che è fondamentale perché la libertà rappresenta la fonte di benessere per le persone. Cancro Primo Aiuto che con la sua generosità ha colto una esigenza concreta e immediata donandoci questo gazebo, perché lo spazio della nostra attività, che è immensa, si riduce a uno spazio molto stretto e questo cogliere l'esigenza di quell'ideale che noi difendiamo, che amiamo e che tutte le volontarie condividono e cercano di espandere in questa cultura di morte, che è l'ideale della vita, finalmente trova un concreto sostenitore. Ieri è venuta una mamma di cui abbiamo riportato sul manifesto la frase che ha pronunciato, Alessia, 20 anni, che dice: la vita, il bimbo è sempre un bene. C'è una parola che unisce l'attività di Cancro Primo Aiuto e Centro Aiuto alla Vita, che è la parola persona, e cioè l'attenzione e la cura nei confronti della persona. Di cosa si occupa il Comune tutti i giorni? Dei bisogni, della cura, dell'attenzione nei confronti della persona, delle persone, prese come singoli e prese come collettività. Ecco, in questo senso io vedo la scelta di dedizione, di apertura, di generosità che oggi Cancro Primo Aiuto fa nei confronti del CAV, del Centro Aiuto alla Vita, sia una sottolineatura di un'attenzione generale che ci fa molto bene in un tempo che appunto a volte esagera nelle aggressività. La vita è importante, per cui questo è un gesto di pace, un gesto fatto per Pasqua, è un gesto che tutto il nostro consiglio ha condiviso e siamo contenti di averlo fatto, anche se siamo un po' al di fuori della nostra mission. Ma comunque noi difendiamo la vita con i malati e a maggior ragione va difesa la vita che si presenta al mondo e deve essere difesa.